Nintendo Switch è finalmente stata presentata! Alla buon'ora! Mancavano solamente due mesi a lancio! Neanche! Nintendo! Come al solito! Oh, bene! E siccome c'era gente che ce l'ha chiesto, che cosa ne pensassimo, insomma, di questa console... Siamo ancora come prima, cioè non abbiamo idea di cosa farne, cioè di se prenderla oppure no, perché insomma ci sono cose che ci interessano e altre cose che sinceramente ci hanno un po' storto il naso, e neanche poco. Però prima di tutto vediamo un attimo che cosa ci propone la nostra software house nipponica, anzi la nostra casa di videogiochi, casa videoludica nipponica, perché non produce solamente videogiochi ma anche console, appunto. La release date è il 3 marzo di quest'anno in tutto il mondo. Strano anche questo, però forse era il caso di ripigliarsi un po' il mercato. E il prezzo sarà di $300 in America, e quindi in Europa saremo intorno a 320, giù di lì. Il problema non è tanto il prezzo di questa console, perché a me sembra che costi meno di tutte le altre console casalinghe che Nintendo abbia mai prodotto. Poi correggetemi se sbaglio, però c'è il rovescio della medaglia, ovvero l'online, che fino ad oggi è stato gratuito ed era anche il marchio di fabbrica di Nintendo da un certo punto di vista, perché tu prendevi, ti connettevi e giocavi con la gente su dei server discutibili, però insomma su quei server e gratuitamente, quindi sti cazzi. Da autunno, sì, dall'autunno, non si sa ancora la data, probabilmente ce lo diranno il giorno prima, esattamente come Switch, diventeranno a pagamento. Bene, solo per Switch, e ci mancherebbe, perché altrimenti questo coso fa una brutta fine, perché non lo userei neanche più. Io sto comprando i giochi di Pokémon praticamente solo per l'online, e non sono l'unico. Se il cosiddetto Pokémon Stars dovesse veramente sbarcare su Switch, cioè davvero, io non ho ancora trovato un motivo valido per cui io debba pagare l'online. Io da un bel po' di tempo sono passato sul PC, anzi sono tornato sul PC, gioco online con la gente e non pago l'online, cioè pago solamente la connessione a internet nel canone mensile, quel cazzo è. Non vedo perché debba pagare altri soldi oltre a quello che già sto pagando di connessione a internet per dei server che, ripeto, non è che siano proprio il massimo. Poi vabbè, altre cazzate di risoluzione, cagate sui controller che dovrebbero avere un sensore per gli amiibo, le varianti rosso e blu, frega il cazzo, saranno tipo i Wiimote strap che legheranno i controller al posto dei titoli, bla bla bla. Poi c'è ARMS, sarebbe una specie di FPS che però ti fa anche tirare i pugni. Ok, poi abbiamo Splatoon 2, che quello sì mi interessava già il primo, ma non volendo comprare un Wii U, anzi non volendo buttare soldi in un Wii U, penso che se dovessi prendere Switch, ma lo prenderò, interessante, e il lancio è previsto per l'estate di quest'anno, come al solito qui siamo vaghi. Poi nuovo Super Mario Odyssey, la cui caratteristica principale è il cappello, che potrà essere lanciato come boomerang come base per allungare i salti e godrà di vita propria. Credo che Miyamoto stia cominciando a riciclare le idee. Poi Xenoblade 2, credo che questo farà molto felice Avon. Poi abbiamo qualcosa che farà felice Paco, cioè Fire Emblem Warriors. In realtà interesserebbe anche a me, però va bene, anche quello ci sta. Chrome è il primo personaggio mostrato in azione. Poi Shin Megami Tensei, un altro progetto di cui non me ne frega un cazzo. Poi No More Heroes, non ho la minima idea di che cosa sia. Sì, linciatemi pure, non c'è problema. FIFA, chi se ne frega. Altri titoli potrebbero essere Sonic, Bomberman, Xenoverse 2, il che non sarebbe una brutta cosa, Minecraft, Dragon Quest, Rayman, Lego City, Disgaea, Street Fighter 2,
Rime, Mario Kart, sarebbe praticamente Mario Kart 8 schiaffato su Wii, e sembra che vogliano fare lo stesso anche con Smash Bros 4 e altre cazzate tipo controller colorati e vaffanculo. Poi, Breath of the Wild, finalmente un trailer degno del suo nome. Fa intravedere un po' la situazione di Hyrule. Credo sia un sequel proprio diretto di Ocarina of Time? Oppure la Zelda sembra indossare gli stessi abiti della dea di Skyward Sword? Oppure il titolo è veramente un vero sequel del lontanissimo titolo dell'87? Boom! Ora finalmente si potranno fare delle supposizioni più articolate, ecco, invece prima che insomma ci facevano vedere l'open world, le cazzate che ci facevi, Cooking Mama e altre stronzate, finalmente abbiamo anche uno stralcio di quello che potrebbe essere la trama, che è quello che mi interessa di più. Adesso parlando seriamente, non lo prenderò a lancio, 99%. Uno perché i miei soldi li sto tenendo per altre cose, e due, a parte Zelda, non c'è niente che veramente mi interessi. E comunque è sempre sconsigliato comprare le console proprio al day one, perché avranno sempre qualche difetto di manufatturazione, difetto proprio di software. Il problema principale per me è l'online a pagamento, perché adesso voi nei commenti mi scrivete seriamente: perché l'online dovrebbe essere a pagamento sulle console e sul PC? No! Per quali server poi? E quindi niente. Questo era il video considerazione di Switch. Non sappiamo davvero che pesci prendere, perché davvero Nintendo è nulla. Ci vediamo al prossimo video.